dell'unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'ospedale Santa Maria di Borgotaro è in crescita. Nell'anno che si è appena concluso sono stati 1.200 gli interventi chirurgici effettuati e circa 12.000 le visite specialistiche assicurate, prime visite e controlli, con un aumento sul 2022 rispettivamente del 20 e del 9%. Un terzo dei pazienti che scelgono di farsi curare da questa unità operativa provengono da fuori regione, principalmente da Liguria e Toscana, ma anche da Lombardia, Marche, Sicilia e Sardegna. Dati importanti sottolineati da Riccardo Cepparulo, recentemente nominato direttore dell'unità operativa. Nel 2023 l'unità operativa di ortopedia e traumatologia di Borgotaro ha raggiunto circa 1.200 interventi, sia di elezione che di traumatologia. Abbiamo implementato quella che è la chirurgia dello sportivo, quindi con ricostruzioni del legamento crociato e multilegamentose, la chirurgia artroscopica dell'anca, e siamo andati avanti con un bilancio invariato, se non aumentato, di quella che è la chirurgia protesica. Abbiamo fatto circa 12.000 visite tra controlli e prime visite, e questo è un dato molto importante. Nell'ultimo anno il numero di visite sono state circa 12.000 tra prime visite e controlli. Abbiamo riscontrato un aumento dell'attrattiva da parte dei pazienti verso il nostro centro, soprattutto dalle regioni vicine, quindi dalla Liguria e dalla Toscana, ma abbiamo percepito anche un aumento di pazienti provenienti da tutte le regioni d'Italia, fino a arrivare alla Sardegna e alla Sicilia. Quest'anno è stato un anno di crescita per quanto riguarda l'attività chirurgica, l'attività ambulatoriale, e per il 2024 ci aspettiamo di incrementare ulteriormente quelli che sono sia i numeri della nostra attività chirurgica che quelli dell'attività ambulatoriale in termini di visite e controlli.